palco il signor Giorgio Fornoni insieme ai miei compagni di quarta LS, in quanto noi come alternanza scuola-lavoro abbiamo realizzato un progetto insieme al sito di informazione locale My Valley, e abbiamo scritto anche degli articoli proprio per questo sito. Passiamo quindi alla premiazione della classe quarta ALS. Per il progetto saranno reporter. Lo do a lui. Sì. Lo do a lui. Devo aprire. Complimenti. Tutti voi. Complimenti. Un forte applauso ancora ai ragazzi di quarta liceo. Ecco, oggi premiate gli studenti, ma presentate anche le eccellenze e raccontate anche l'anno. Sì, le esperienze più significative dal punto di vista didattico che hanno visto come protagonisti i ragazzi con i loro docenti. Esperienze fatte sul campo, diciamo così, rispondendo alle commesse dei vari comuni con cui abbiamo fatto degli accordi, delle associazioni con cui hanno prodotto, realizzato degli itinerari turistici o hanno realizzato degli studi di fattibilità per la ristrutturazione dei locali o semplicemente attività che noi riteniamo significative dal punto di vista formativo, realizzate tramite volontariato, facendo ripetizioni ai propri compagni o nelle biblioteche, ma anche all'interno ai propri compagni, e attività nell'ambito delle classi dove è stata fatta l'impresa formativa simulata o realizzato, come nel caso del liceo, un robot, e quindi concretizzando gli studi di matematica e di informatica. Sono tutte esperienze che noi riconosciamo per il loro alto valore formativo. Si tratta di riconoscere i ragazzi, di dare il giusto valore, di permettere a tutti di vedere chi nella classe accanto, nell'indirizzo accanto, che cosa ha fatto, no? e di imparare anche per ricalibrare l'esperienza dell'anno prossimo. Nei prossimi giorni c'è anche un altro momento, ma più istituzionale. Sì, dopodomani alla mattina vedrà come interlocutori i referenti istituzionali, quindi sindaci, assessori, tutti i membri del comitato tecnico scientifico, quindi referenti del mondo produttivo, del mondo del lavoro della zona, dell'università, gli eletti nei vari consiglio d'istituto, nel nucleo di autovalutazione della scuola, i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti dei o capi dipartimento dei vari dipartimenti del collegio docenti. E parteciperanno il professor Morzenti, che è rettore dell'Università di Bergamo, ha dato la sua disponibilità alla dottoressa Graziani dell'ufficio scolastico territoriale, la provincia sarà presente e anche la comunità montana. Allora, non vuole essere un momento solo formale, vuole essere un momento, un appuntamento di rendicontazione reale. Diremo le scelte di fondo fatte, gli investimenti dal punto di vista formativo, vedremo quali sono i problemi che vedono noi come elemento del territorio, i problemi su cui tutti siamo impegnati, la questione degli indirizzi, la questione delle scelte e degli investimenti formativi.